Riproviamo con la diretta per questo video scandalo che sta girando in rete, che riguarderebbe le buste, il plico che sta arrivando agli italiani all'estero per le prossime elezioni. E non so se il video sia un fake o una cosa vera, per questo chiedo agli italiani all'estero di inviarci presso la nostra mail, la mail che metterò nel post, gli eventuali video ed eventuali testimonianze di questa anomalia. Ovvero, sembrerebbe che, secondo questo video che sta girando in rete, all'estero stiano arrivando delle buste, i plichi con all'interno le schede elettorali, con delle pubblicità del Partito Democratico. Sembrerebbe che, quindi io lascio sempre beneficio della verifica, quindi non posso dare per certo che siano vere queste cose, però chiedo proprio per questo ad altri italiani all'estero, in caso di corrispondenza con questa cosa successa, questo italiano che gli è arrivato un plico e aprendo la busta si è trovato all'interno non solo la scheda elettorale, ma anche una pubblicità del Partito Democratico, di inviarmi il materiale, perché se così fosse. Premetto, potrebbe essere un fake, però se così fosse sarebbe una cosa gravissima, gravissima da assolutamente vietare, a questo punto sospendere il voto degli italiani all'estero, perché non è possibile una cosa del genere, ovvero che il governo invii delle pubblicità all'interno della scheda elettorale di un singolo partito. Vi faccio vedere il video che sta girando in rete. Premetto, io non so se sia vero o no, questa è un'inchiesta giornalistica, cercheremo di capire di più. Un attimo, giro lo schermo quando siete collegati, è una cosa molto molto grave. Se fosse vera, ve lo ripeto, non sto dando certezze, sto semplicemente analizzando un video che sta girando, che mi è arrivato questa mattina da almeno 50 utenti. Almeno 50 utenti mi hanno inviato questo video. Chiederei a Facebook di diffondere perché è una cosa assolutamente, una prova di, assolutamente vogliamo una prova di democrazia, quindi capire se la cosa sia vera o meno. Quindi Maria Luisa chiederà a sua figlia, cortesemente, se avete degli italiani all'estero, chiedete una prova di questa cosa. Chiedete se è vero che arrivano all'estero le buste, il plico elettorale con la scheda per votare. Con all'interno la pubblicità del Partito Democratico, perché se così fosse andrebbero presi provvedimenti urgentissimi da parte del Ministero, urgentissimi nei confronti del Partito Democratico, dei responsabili, e assolutamente escludere dal voto un partito che ha fatto una cosa del genere. Se fosse vero, attenzione, sta girando il video, quindi proprio perché sta girando un video che è di una gravità estrema, che denuncerebbe un fatto di una gravità estrema. Cerchiamo di capire quale sia la verità, di quale sia la verità. Vi faccio vedere qual è il video in questione. Guardate. Eccoci qua, è arrivata la busta alla mia compagna che è residente, cioè è praticamente un'italiana all'estero. Vedete? Ok, vediamo cosa c'è dentro, chiaramente per le votazioni. Quindi, c'è dentro tutto. Pardella che ti spiega. Poi questa, ok, vediamo un attimo, quindi per gli italiani all'estero che vogliono votare, ecco qua, qui si può votare solo questi, ok? Quest'altra è per spedire dopo tutto indietro. Questa l'altra busta, quest'altra qui per fare l'altra votazione, Senato e Parlamento, e qua vediamo che ci sono altri simboli in più, ma praticamente Vita, Italexit, Italia Sovrana e Popolare, qua non compaiono. Quindi se un italiano residente all'estero vorrebbe votare uno di quei tre partiti, non può votare. E fino a qui tutto normale. I partiti Vita, Italexit, e lo diciamo, non ci sono per un semplice motivo. Dato la velocità,
in cui sono state indette le elezioni, i tempi così brevi, non hanno fatto in tempo i partiti, chiamiamoli antisistema, non hanno fatto in tempo a presentare le liste nei collegi esteri. Quindi, intanto, questa cosa qua è importante dirla. Non c'entra nulla, non c'è nessuna cosa strana, nessuna cospirazione. Semplicemente non sono riusciti a presentare le liste all'estero per questione di tempi. Andiamo avanti, perché la cosa grave non è questa. Quella è una cosa normale ed è lecita. Andiamo avanti con la prossima. Attenzione, guardate, guardate. La cosa più scandalosa è... La cosa più scandalosa è questo. Praticamente vota Crisanti con la pubblicità del PD. Cioè, lo Stato italiano ha mandato a tutti i residenti all'estero questo. Ma qua è una cosa da denuncia proprio. Attenzione! In sostanza, all'interno del plico con le schede per votare per gli italiani all'estero, sembrerebbe che, ve lo ripeto, questo è un video che sta girando in rete, quindi non siamo noi i responsabili, noi siamo semplicemente persone che hanno ricevuto questo video come tanti di voi. All'interno sembrerebbe che ci sia la pubblicità del Partito Democratico. E questa sarebbe, se così fosse, è una cosa di una gravità inaudita. Riguardiamo, guardate. Praticamente vota Crisanti con la pubblicità del PD. Cioè, lo Stato italiano ha mandato a tutti i residenti all'estero questo. Ma qua è una cosa da denuncia proprio. Signori, io chiederei agli italiani all'estero di inviarmi, vi metterò la mail nel primo commento, di inviarmi, di inviarci eventuali altri video del genere oppure testimonianze personali con nome e cognome. Perché vogliamo capire se la cosa sia realmente accaduta, se veramente il governo italiano abbia inviato per gli italiani all'estero le buste con all'interno le pubblicità del Partito Democratico. In questo caso sarebbe una cosa di una gravità estrema. La cosa più semplice sarebbe annullare la possibilità di voto per gli italiani all'estero, perché il voto sarebbe compromesso all'estero, non in Italia, ma all'estero. E sicuramente nel caso di veramente un invio del materiale pubblicitario di un partito specifico, la sospensione dalle urne, togliere dai giochi per gioco scorretto, come si farebbe in un campionato di calcio, la sospensione dalle elezioni del Partito Democratico, se la cosa fosse vera. Lo ripeto più volte, io a livello legale voglio essere pulito e preciso, questo è un video che sta girando, lo stiamo analizzando, vogliamo semplicemente la verità. Quindi attendiamo una risposta e attendo altri video che verranno chiaramente dati nelle mani giuste per andare a verificare la cosa. Amici, è una cosa molto molto seria, se fosse vera è una cosa di una gravità estrema. Grazie a tutti, attendo i vostri video. Se avete degli italiani all'estero, li conoscete, scrivete personalmente uno ad uno, fatevi mandare un video del plico che gli è arrivato a casa. Grazie.